Social network, giochi, video, condivisioni o curiosità. Dilaga sempre più l'utilizzo di internet, ma quando a farlo sono i bambini, può diventare in alcuni casi un pericolo per la loro vita. Con l'obiettivo di sensibilizzare e prevenire sui rischi della rete, è partita da Napoli la terza edizione della campagna educativa itinerante, realizzata dalla Polizia di Stato, dal titolo Una vita da social. Oggi il camper ha fatto tappa al Pincio di Fanno con le unità cinofile antisommossa e gli artificieri, gli operatori della questura di Pesaro, del commissariato di Fano e della Polizia Stradale di Pesaro. Il ragazzo è ingenuo e quindi mette online troppi dati che lo riguardano, con conseguenze poi che possono andare dai furti in abitazione, alle violenze sessuali, a incontri, a produzione di immagine pedopornografica, bullismo e quant'altro. Secondo il primo dirigente Grucci, è fondamentale educare fin da subito i ragazzi alla legalità in rete. Questa mattina, ad esempio, alcuni alunni delle scuole medie Nuti, Gandiglio e Padalino hanno potuto acquisire nozioni utili all'utilizzo sicuro di internet, ma anche assistere al lavoro dei cani addestrati dai poliziotti per la ricerca di stupefacenti o sostanze pericolose. Loro sono stati i protagonisti di questa giornata, un pastore tedesco di 8 anni e un labrador di 4, che durante una dimostrazione ha trovato un piccolo quantitativo di esplosivo nascosto nella parte anteriore di un'automobile. Ecco, vedete? Lui si è seduto, il padrone, il conduttore ha fatto finta di non capire per vedere se il cane effettivamente aveva capito, non si sposta. Ricompensa una manciata di crocchette. Testimonial dell'iniziativa odierna, la squadra di calcio dell'Alma Juventus Fano, presente con i suoi giocatori e il suo capitano Alex Nodari. Quale consiglio si sente di dare ai genitori di questi ragazzi, ma anche alle scuole? Che la tecnologia è uno strumento, quindi va assolutamente utilizzato come qualunque strumento che ci facilita la vita. Però pensare, soprattutto i genitori devono dire ai ragazzi che non è un gioco. Innanzitutto anche il telefonino non è un telefonino, è un computer a tutti gli effetti. Quindi magari far approcciare i ragazzi gradualmente, all'inizio magari non abilitare il traffico dati, ma consentirgli soltanto il wifi, magari da casa, così riescono ad essere più attenti e più vigilanti. E poi ecco, dire che non è un gioco, che tutte le scorrettezze, i reati, le irregolarità, i delitti che si commettono fuori si possono commettere anche utilizzando la rete.